Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di alcune app per la produttività e la self-care che ho scoperto nelle ultime settimane e che mi piacciono un sacco. In più volevo anche raccontarvi brevemente come io utilizzo il telefono non solo come fonte di distrazione, ma soprattutto per aiutarmi nelle attività quotidiane. Direi di entrare subito nel vivo del video, che sarà diviso in tre parti. Nella prima vi farò vedere un attimo il setup e come ho organizzato le varie schermate con gli sfondi e i widget. Nella seconda parte invece vi andrò a spiegare una a una le app che ho trovato e che secondo me potrebbero aiutarvi nell'essere più produttivi e nel prendervi cura di voi, del vostro corpo e della vostra mente. E infine volevo aggiungere questa parte bonus nella quale vi parlerò dei podcast che sto ascoltando di più in questo periodo e che mi aiutano a diventare la migliore versione di me. Parto con il dire che il mio telefono è un iPhone 12 Pro nella colorazione oro ed è probabilmente il telefono più bello che abbia mai avuto. Mi piace un sacco sia a livello di funzioni che proprio a livello estetico. Infatti ci ho messo questa cover trasparente in modo che il retro sia ben visibile e davanti ci ho messo il vetrino protettivo. Entrambi li ho presi su Amazon in un set. Se trovo il link ve lo metto nell'info box, magari può esservi utile. Accendendo lo schermo, come schermata di blocco ho questa foto di Harry Styles e Louis Tomlinson degli One Direction che si abbracciano. Sbloccando, la schermata home è divisa in due, chiamiamole, facciate. La prima, partiamo dall'alto, ha un widget di Widgetsmith con il giorno della settimana e la data, dietro il quale però sono nascosti altri widget, il calendario, Spotify e mappe. Il secondo widget che incontriamo è quello dell'app I Am, con le affermazioni per mettere in pratica consapevolmente la legge dell'attrazione, e mi piace leggere queste affermazioni ogni volta che sblocco il telefono. Di fianco ci sono calendario, Gmail, la cartella Photos e la cartella Finance. Partiamo dalla prima con tutte le app che io utilizzo per modificare i miei contenuti social, non solo foto, in realtà anche video. Uji è per fare le foto effetto vintage, tipo questa, e io avevo acquistato la versione Pro per importare le foto direttamente dalla galleria, per questo non la cancello, ma non la utilizzo mai. Unfold invece la utilizzo tantissimo per modificare le stories che vedete praticamente ogni giorno, tipo questa, per mettere il video a ripetizione per 15 secondi. Basta togliere l'1 dalle freccine in basso, con l'1 si ripete una volta, con le freccine si ripete per tutta la durata della story. Ma ci sono anche un sacco di preset, io ho acquistato quello che si chiama Film, ma quello classico è gratuito. Facetune è per sbiancare gli sfondi e per sfocarli ancora di più. Lightroom è per mettere dei filtri alle foto, ci sono tanti preset interessanti. Photoshop Fix lo utilizzo per eliminare gli oggetti disturbanti dalle foto, tipo persone che camminano dietro, tipo puntini vari, cose che non ci stanno per niente bene. Dascam è per fare i video effetto vintage. Afterlight è quella che invece probabilmente vi piacerà di più, perché mi chiedete sempre come edito le mie stories con questi effetti. Questa prima era così. In pratica ci aggiungo l'effetto grain nella versione scura, questa invece è la versione chiara. Poi vado ad aggiungere l'effetto polvere, così. E tante volte gioco sulle luci. Photogrid è l'app per i collage e per le miniature dei video, e Fonto è sempre per le miniature dei video per scriverci sopra. Finance è la cartella dei soldini. Wallet memorizza le mie carte di credito, Kebank e PostePay sono le due app delle carte di credito, NexiPay è collegata a Kebank. PayPal invece è per inviare e ricevere soldi più velocemente tramite email, tipo con i vostri amici. Satispay dovrebbe essere la stessa cosa. Buddy la lascio stare per adesso perché sarà nella seconda parte del video, così come tutte quelle app nelle quali non entrerò nel dettaglio nel corso di questo breve tour. Abbiamo poi Amazon e Meteo. Uni, che è la cartella dell'università, dove ho Study Smarter, iCat, che è l'app per le presenze, per gestire gli esami della mia università. Reverso Context è un traduttore. Blackboard è per seguire le lezioni o vedere le lezioni registrate. Smart
SmartTas è per le to-do list, Trenord è per vedere gli orari dei treni e acquistare i biglietti, e Noted. Workout contiene due app che approfondiremo più tardi, e poi abbiamo un altro widget che è di Pinterest, che è collegato direttamente alla mia cartella Positivity. La seconda schermata è praticamente tutta di app che vedremo nella seconda parte di questo video. Ticket One serve per acquistare i biglietti dei concerti. Travel è la cartella in cui ho Packpoint, che in base al luogo dove andate inserite le date e quanti notte state, se è un viaggio di lavoro o di divertimento, e in base al meteo che c'è in quella località vi calcola cosa dovete mettere in valigia. E TripAdvisor serve per vedere le recensioni dei posti, hotel, ristoranti, per scoprire ristoranti nuovi. E questa cartella non so bene come spiegarvela. Si chiama Games, cioè giochi, e ci sono due giochi che mi fanno ridere. Eccoci qua, prima di passare alla seconda schermata, che è quella più densa di app delle quali ancora non vi ho parlato, volevo concentrarmi su quelle che ho lasciato indietro prima, partendo dalla cartella Finance, dove c'è Buddy, che non solo vi permette di tenere traccia meglio dei soldi che vi entrano e dei soldi che vi escono, ma anche, secondo me la funzione più interessante, di porvi un obiettivo di risparmio e di vedere quanto dovete effettivamente mettere da parte ogni mese per raggiungerlo entro il vostro limite. Ad esempio, se dovete comprare un telefono nuovo o qualsiasi altra cosa, insomma. Poi nella cartella Uni abbiamo Study Smarter, che è un'app che sto ancora testando, però vi permette di inserire il goal di ore di studio della settimana, poi di creare delle study set personalizzate, come in questo caso scriviamo il nome della materia, le assegniamo un colore e mettiamo la data dell'esame. E infine, secondo me è carino vedere il progresso, quindi quanto si studia ad esempio in media per giorno, quanto si è studiato nella settimana, nel mese e così via. Noted è invece più inerente alle lezioni, vi permette di inserire dei riferimenti, ad esempio se registrate la lezione, al libro o viceversa. E nella cartella Workout troviamo Nike Run Club, che utilizzo per le corse guidate perché sono ancora una grande principiante e faccio particolarmente fatica con la corsa guidata, un po' meno. Steps Up è invece più easy, serve per andare a camminare, vi dice in quanto tempo avete percorso quanto, vi dà un goal giornaliero di 10.000 passi e vi dice anche quante calorie state consumando in media. Eccoci qua. Partirei dall'app della quale ho il widget in alto, cioè Stoic, che praticamente è un'app che vi permette di veramente riflettere un attimo. Eccoci qua. Io avevo già iniziato, però torniamo indietro per vedere. Vi dice How did you sleep? E voi potete mettere quanto bene avete dormito, su quali cose vi concentrerete oggi, e ce ne sono tantissime tra cui scegliere, come pianificate di spendere il tempo con le persone vicine a voi oggi, ovviamente in base a quello che ho selezionato prima, perché ho selezionato che il mio focus sarebbe stato amici e famiglia. E qua i piani per la giornata, le cose che vorreste godervi oggi, tre cose per cui siete grati, e vi propone anche degli esercizi per iniziare bene la giornata. Tornando in alto, Intention è un'app che ha dei piani a pagamento, però io sto utilizzando la versione gratuita, e vi permette di utilizzare diversi programmi comunque, tipo la challenge Simplify Your Life, oppure il journaling, e mi piacciono, devo dire, tutte queste cose qui, anche per affrontare l'ansia. Structured è fighissima, secondo me, vi permette di fissare delle attività ricorrenti nelle vostre giornate, io ho il workout. Però la cosa che mi piace di più è proprio il fatto che mano a mano che la task viene completata si riempie questo contenitore. Quindi
dà ancora più senso di soddisfazione. Magari sono solo io che lo penso. Elevate mi intrippa tantissimo, non so se si dice da voi questa espressione, ma è una fissa e praticamente ci sono vari esercizi per allenare il cervello. Io sono fissata con queste cose, quindi quando non ho niente da fare mi metto a fare questo. Headspace l'avrete sicuramente già sentita nominare, serve per la meditazione e quando la scaricate per la prima volta vi chiede cosa vorreste migliorare, ad esempio la concentrazione oppure il controllo dello stress. Stoic l'abbiamo già vista, Notion anche in un video che vi linko nelle i. I Am è l'app delle affermazioni, scorrendo ne trovate un bel po'. TED è l'app che io utilizzo tipo come podcast, dove ci sono diversi video e ve ne suggeriscono molti in base agli interessi che mettete quando la scaricate. BookTrack, penso di avervela già introdotta in qualche altra situazione, è dove metto tutti i libri che leggo, così che alla fine dell'anno, del mese o della settimana io possa fare un recap. Questi sono quelli letti fino adesso nel 2021. Dalla mia cucina con un bel caffettino, visto che ormai siamo in dirittura d'arrivo, volevo consigliarvi i podcast che sto ascoltando di più nell'ultimo periodo. Partiamo con quelli in inglese per poi passare a quelli in italiano, quindi non temete. Primo tra tutti, il mio preferito in assoluto, del quale non posso perdermi nemmeno un episodio, è Anything Goes di Emma Chamberlain. Io adoro lei e adoro quello che dice. In realtà non c'è un argomento specifico, come dice anche il nome, ma tratta di qualsiasi cosa le passi per la testa, lei la dice e verso la fine risponde anche alle domande più o meno inerenti a quel tema. Io lo uso sia per mettere in pratica l'ascolto dell'inglese, quindi per allenare il mio orecchio all'inglese, ma anche proprio per passare il tempo quando sto facendo qualcos'altro, è in sottofondo e mi fa compagnia. Il secondo è Morning Ray. È un podcast incentrato sul tema girl boss e that girl e devo dire che mi piace molto ascoltarlo magari quando sto lavorando perché mi dà la motivazione giusta. Terzo podcast, che più che un podcast può essere simile ai video motivazionali che trovate su YouTube, è The Mindset Mentor. Io lo ascolto come prima cosa la mattina per darmi la giusta carica per la giornata. Un altro molto interessante, più a scopo educativo che per passare il tempo, si chiama Think Fast, Talk Smart, Communication Techniques e fornisce dei metodi di comunicazione, dei consigli per comunicare al meglio una determinata cosa e per affrontare al meglio dei determinati discorsi. Passiamo ora a quelli in italiano. Primo, The Essential. The Essential è un podcast che in 6-7 minuti riassume quello che c'è da sapere su quello che sta succedendo nel mondo. Secondo me è molto interessante per rimanere aggiornati sull'attualità, ma allo stesso tempo non perderci dietro troppo tempo, perché so che può essere veramente impegnativo, ma è allo stesso tempo molto importante. Un altro podcast prodotto da Will Media come The Essential si chiama Actually e vi leggo la descrizione che c'è qui perché non saprei dirlo meglio. È rivolto ai grandi cambiamenti che stanno stravolgendo il mondo attraverso le voci e le storie di chi questo cambiamento lo sta vivendo da dentro. Andiamo al penultimo, che è Morgana, che racconta le storie di grandi donne e donne che hanno cambiato un determinato ambito e il modo di vedere le cose. È veramente di grande ispirazione, poi come sapete io sono appassionata delle storie di successo. Parlando sempre di passioni, una passione che probabilmente non ho molto espresso qui su YouTube, però ho da più o meno quando ho iniziato a fare seriamente storia dell'arte al liceo, è proprio l'arte. E ho trovato questo podcast che si chiama Art and Talk, che parla proprio di questo. Bene, questo è il video finito, io spero davvero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto se avete consigli di podcast o app. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.